E allora è arrivato il momento di andare a... Eccolo il nostro signore. Fare, come detto in precedenza, la tomba dell'assassino, ed esattamente l'ultima. Però io voglio te, che mi dai 1503. Ci fa anche rima. Sti corrieri del Borgia bastardi. Non so se è più bastardo il Borgia o sti corrieri, ma mi sa che siamo lì. Ok, dovrebbe essere Santa Maria dei Frari questa, se non vado errato. Non sono molto esperto di Venezia, praticamente la conosco più per il gioco che per le 5-6 volte che ci sono stato. Anzi, il videogioco mi è servito, stranamente, ad orientarmi a Venezia. A parte il fatto che non è grandissima come città, quindi ti orienti facilmente, in 2 ore più o meno la giri tutta a piedi, quindi poi ti orienti abbastanza bene. Comunque sia, ultima tomba dell'assassino, e dopo di questa andremo anche a prenderci la famigeratissima armatura di Altair, che già abbiamo gli abiti di Altair. Dobbiamo elevarci a prendere l'armatura, il segreto della visitazione. Intanto partiamo con un bel... C'è qualcosa che si muove là vicino a quel covone. Resta seduto. Salto della fede. Pieno della partita. No, no, stavolta ho visto qualcosa, ne sono sicuro. Lo dici tutte le volte. Un topo. Avevi ragione, femminuccia, c'era davvero qualcosa nel covone. Sono stufo delle tue facezie. Potevo finire ammazzato. Dai top. Si fa così. Vediamo se ci casca. Allora io quasi quasi faccio così. Perché non posso tirare i pugnali? Che palle. Ah, bisognava aspettare. Ecco perché non mi fa tirare i pugnali. È tutto studiato sto gioco. Tutto studiato. Lasciami in pace. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Lasciami in pace. No, Ezio. Via d'uscita. Prima che mi uccida. Vieni, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Vieni qui che non ti fa nulla, vieni qui. Sì, sì, credo di avercela fatta. Sì, sì, credo di avercela fatta. Che palle, arrivo sempre a un metro e non me lo fa uccidere? Bastardissimo. Più veloce. Tanto non me lo farà mai prendere finché non finisce la corsa. Boom. Preso. E ovviamente quando siamo arrivati in fondo, no? Questo è inseguimento, non parkour. Va bene così, eh. Questo risetto avrà un primero in mano. Sempre non si possono lanciare pugnali. Ora tocca a un altro. Sono stanco. Giocate a carte, tranquilli. Punto di controllo raggiunto. Oddio, questa è difficilissima, ragazzi. Questa è difficilissima. Poi magari la faccio al primo colpo, mai nella vita. Vabbè. Sì, vabbè, mi sono già perso.
Cioè, se si fallisce, ci arriva tutto da capo. Ecco, se salti come una gallina, Ezio non ha senso. Anyways. Buono. Ok. Di qui. Via un altro. Siamo al 50%. Mi ricordo una che pareva essere una laguna molto zozza, tipo dell'acqua sporchissima. Pensavo fosse quella di Forlì. E invece è quella di Venezia l'ultima. Ok. Ma nessuno ti ha detto di andare a sinistra. No. Sì, vabbè, cioè, allora fai come cazzo ti pare. E va bene, no? Cioè, fai come cazzo ti pare a questo punto. E facciamola finita qui, no? Fai come ti pare. Devo un attimo capire qua come ci si va, perché sennò poi mi ritrovo nello stesso punto e commetto un'altra cazzata. Ah vabbè, era easissimo. Era super easy. Ok, va bene. Torniamo indietro. Non sono convinto che ce l'avrei fatta senza... cioè, anche se non fossi caduto in acqua lì, non sono convinto che ce l'avrei fatta, perché comunque ha già perso tempo prima, però mi rimane comunque il beneficio del dubbio. E quindi niente ragazzi, rifare! Si ricomincia. Vabbè dai, questa volta dovrebbe andare bene, dai. Mo l'ho detto. Ok, non ti fa tutta la scenetta che si muove, il che è già buono. Anche perché li ho già tirati giù e onestamente vorrei che rimanessero così. Modestia a parte. Ok, dai, ci si fa, ci si fa. Ok, ok, adesso ha senso. No, aspettate un attimo, raga, non ha senso. Non ha senso, 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 non ha senso. Non ha senso, non ha senso, ragazzi. Non ha senso, secondo me non è spuntato qualcosa. Aiuto. No, mi ci sto a cervellare troppo. Allora, un attimo, prima ero convinto di una cosa, adesso non lo sono più. Se quell'appiglio è lì, no? Cristo, ci sarà lì per un motivo. Intanto sto schiantando di caldo, giusto per farvi sapere.
la mia condizione attuale. Ah, ecco dov'è l'impiccio. Eccolo dov'è. Mo ce l'ho. Che palle però. E adesso c'è da rifarsela indietro per un'altra volta. Io che volevo che fosse tutto tranquillamente easy, invece no. Perché raga non mi tornava. Dite quel che vi pare, ma non mi tornava. Però adesso ce l'ho. È vero che il tempo a disposizione non è tantissimo. Ve l'avevo detto che questa era stronza. Questa tomba dell'assassino. Assassino. Ve l'avevo detto che era stronzissima. Non è che mi sono sbagliato un po' di tanto, anzi, c'ho proprio ragione. Ok, abbi pietà di me adesso. Allora, su di qui. Poi di qua. Poi di qui. No, sei stronzo! Ma bisogna essere degli stronzi, però, eh. Forse ce la faccio a recuperarlo. Forse ce la faccio. Sono andato veloce prima. Ok, ce la dovrei fare. Yes, vaffanculo. Vabbè, oh, gli sono voluti tipo non so quanto ore di Assassin's Creed 2 per sbroccare la prima volta. Consideriamo che nel primo Assassin's Creed ho sbroccato al terzo episodio. Qua mi ce ne sono voluti altrettanti. Quindi va bene così, cioè sbroccare dopo 9 ore di gioco ci sta. L'ho sbroccato tipo dopo un'ora e mezzo. Quindi, cioè, stacce veramente. Poi, ripeto, è l'ultima. Dovrebbe essere quella più difficile e si è dimostrata tale. Era facilissima finché abbiamo dovuto aprire la porta. Poi una volta che l'abbiamo aperta è successo il patatrac. Quindi mi pare anche giusto così. 4 scrigni questa volta. E beh, meritati direi. E se ne andiamo a Monteriggioni. Anzi, prima se andiamo a Venezia, poi a Monteriggioni. Apri la botola, Ezio. Che 267.000 fiorini. Non so che farci con tutti questi soldi. Ho restaurato tutto. 85% di armamento recuperato, tipo. Collezioni 70%. Insomma, la villa sta all'85% adesso. Però non so, perché adesso portando altri sigilli sicuramente la villa crescerà anche a valore di Monteriggioni. Io ne sono sicuro. In un modo o nell'altro cresce. Maschera di carnevale che non ho. Bravo Eziolino, senza toccare l'acqua. Fascinante. Eroe, dobbiamo pregare.
E ci andiamo a Montregioni. E tra l'altro è appena arrivata la rendita, quindi cioè perfetto, perfetto, perfetto. Allora, il record di soldi fatti in un Assassin's Creed, partito il controller, fu quando portai Rogue su PS4, vi parlo di ormai 2020 era, e raggiunsi 1.200.000 di sterline, tipo. Ma tipo giocai tantissimo, cioè feci un botto di roba. E comunque non fu neanche un traguardo che ho raggiunto così difficilmente. Anzi, poi quando porteremo Rogue fatto così bene in 4K con tutte le cose del caso, vedrete che bello che è. Comunque adesso siamo ancora ad Assassin's Creed 2 e ci godiamo il momento, anche perché siamo poco più di metà della storia. Pensate voi. Sono dalla parte sbagliata, grande Ezio, grande Adri. Intanto la rendita e poi andiamo giù nel santuario. 280.000. Le statuette le abbiamo già messe. E mancano due sigilli. Uno è questo. Chi era lei? Ok, esamino però. Mi sa dire qualcosa? Niente, non mi sa dire nulla, ok. Ultimo sigillo. Quello della spada. C'è qual quadra che non cosa. Adesso cosa? Non l'avevo deposto io, sono un coglione. Pensavo di averli messi tutti, invece c'era anche quello di Forlì da mettere. E allora l'armatura di Altair, ragazzi, è qui, per noi. Grazie, Altair, per questo grande dono, che possa difendermi dai nemici. Vabbè, scambiamo il vestito di Altair con l'armatura di Altair. Più 2025 valore di Monteriggioni. Io avrei bisogno semplicemente di mettermi la roba di Altair. Inventario, abiti. Se lo rimuovo, che succede? Sono nudo? Ah, yes! Oh yes, baby! Armatura di Altair e salute al massimo. Oh, bella questa armatura. Penso sia il vestito di Assassin's Creed in assoluto più bello di sempre, questo. Giusto il mese. E abbiamo comprato praticamente tutto. Spada di Altair, attenzione. Per 42.000 la prendiamo, certo che la prendiamo. Pugnali da lancio, aspetta, che mi servono. Questo denaro sembra autentico. La spada di Altair è quello con cui sconfisse Al-Mualim. Ok, sono curioso un secondo adesso. Allora, opzioni. Statistiche. Villa. 92%. Armamento recuperato 97%, quindi credo manchino solo le armi lunghe. Collezioni completate 75%, perché penso che parecchie di quelle siano le piume. Credo proprio. E vabbè, torniamocene a Venezia.